Non si scherza con la nostra debolezza. Infatti, allora, infatti si sta un portatore a dire grazie a Gesù che mi ha fatto alzare. Forse, Salmo 68. Sorga Dio e i suoi nemici fuggano lontano. Forse. Sorga Dio e siano dispersi i suoi nemici e fuggano davanti a lui quelli che lo odiano. Allora, praticamente i nemici di Dio sono i nostri nemici e Dio è nemico del male. È talmente nemico che per distruggere non aveva bisogno di essere distrutto nella carne, però siccome noi siamo concreti, vogliamo vedere, vogliamo constatare quanto amore lui ha per noi, ma non solamente creandoci, perché per molti sarebbe una teoria, però non dimostra di volerci bene perché ci ha creato, ma lo dimostra in modo diverso, morendo sulla croce, distruggendo se stesso, intanto umiliandosi, prendendo la nostra carne umana, debole, fragile, meschina, vulnerabile, veramente, ce lo dimostra così. Ecco perché i nemici di Dio sono i nostri nemici, tant'è vero che anche Gesù fu costretto a dire, non abbandonarsi alla tentazione, cioè si è immedesimato alla nostra debolezza e ha messo questa preghiera, non abbandonarci in nome nostro. Lui ci ha suggerito a dire così al Padre che leggeri, non abbandonarci alla tentazione, è Lui stesso. Perché siamo maldestri, perché noi siamo presuntuosi, vogliamo... Un minuto, un attimo solo. Aspetta, fatelo come... Ciao, grazie. Allora, no, non so se è chiaro, perché è questa... Noi non siamo sventati, sventurati, perché non ci accorgiamo e noi così rozzamente affrettiamo la giornata non pensando che ci sono degli agguati particolari. Per questo ci suggerisce, carissima Daniela, ci suggerisce come... ci suggerisce... come gestire la nostra debolezza. Dite così, quando pregate dite, non abbandonarci, capito? Perché la preghiera è la percezione chiara che io sono debole e perciò devi dire il Padre nostro non abbandonarci alla tentazione, non abbandonarci alla tentazione. Se tu non preghi così, sei già vittima della tentazione. Perché l'avvertenza della nostra debolezza, subito, grida aiuto. È un'incoscienza, per esempio, vedere il pericolo e affrontarlo senza l'aiuto di Dio. Non è un'incoscienza. Ma quanti cristiani irresponsabili sono? E poi vengono... come i ruderi travolti dal male, dall'insipienza, dalla stoltezza. Per questo poi siamo restaurati, però noi ci fermiamo alla nostra debolezza, l'abbiamo spiegato. Ecco per quale motivo dice sorga Dio, siano dispersi i suoi nemici che sono i nostri nemici. Che sono i nostri nemici. Guardate, anche lui di fronte, ricordate quella lotta interiore che Gesù ha fatto dentro di sé, perché ha avvertito il suo nemico, anche Gesù ha avuto il suo nemico, non solamente nelle tentazioni del quarto capitolo di Matteo e di Luca che descrivono le tentazioni, ma il nemico lui ce l'ha fatto comprendere anche nel momento più alto della sua vita,
il culmine della sua vita, quando nel Getsemani, che è descritto nel capitolo 5 della lettera agli ebrei, quando in tutti i giorni della sua vita, in tutti i giorni della sua vita, significa fu tentato tutti i giorni della sua vita con forte grida e lacrime, quindi sapeva che come uomo era debole, con forte grida e lacrime, chi piange, chi grida, chi chiede aiuto. Si è presentato così nella scena del mondo, questo bambino, questo Gesù che è entrato nel mondo con forte grida e lacrime, lo vuoi prendere per favore? Con forte grida e lacrime, elevò al Dio la sua preghiera perché lo liberasse dalla sua morte, da quel modo di morire che era terribile, perché sapeva cosa significa la condanna a morte a quei tempi, specialmente con quei romani lì, in quella tradizione che venivano condannati i sediziosi e i rivoluzionari, con forte grida e lacrime, e dice il padre per la sua pietà lo ascoltò. Com'è? Forza? Nei giorni della sua vita. Va bene, l'abbiamo detto. Egli offrì preghiere e suppliche con forte grida e lacrime a Dio che lo poteva salvare. Attenzione, che lo poteva salvare. Attenzione, fu esaudito per la sua obbedienza. Attenzione, lo poteva salvare a condizione che fosse obbediente. Sì. E l'ha salvato per questo. E lo ha salvato per la sua obbedienza. Sì, sì. E per la sua obbedienza, imparò l'obbedienza dalle cose che patì, è reso perfetto nelle sofferenze, fu reso perfetto e divenne causa di salvezza per quelli che gli obbediscono. Guardate gli insubordinati, quelli che fanno di testa loro, non si salvano. Se il Signore ti ha indicato i 10 comandamenti, osservali e non ti salvi altrimenti. Incomincia a sperimentare l'amarezza della tua sconfitta già prima del tempo. Per questo, Signore, è il punto di riferimento, il paradigma, questo paradigma, quelli che hanno fatto latino, italiano, eccetera, non so più o meno, comprendo cos'è il paradigma, il punto di riferimento, i casi devono essere messi nel loro posto. Gli assetti ad ogni cosa al suo posto, l'ablativo, il soggetto, il dativo, il vocativo, ogni cosa al suo posto. Giammusso, questa parola rimarca molto anche il Vangelo di oggi, che era il passaggio dove Gesù diceva chi sono i miei fratelli e le mie sorelle. Stamattina ho notato un dettaglio su cui non avevo riflettuto mai. Lui poi definisce fratelli e sorelle quelli che fanno la volontà del Padre mio, quelli di buona volontà che fanno la volontà quelli del Padre mio, sì. Quindi c'è un'inclusione e c'è anche un'esclusione. Certo, sì. Sì, sono tutti quelli che ascoltano la mia parola, questi sono i miei parenti. Quindi quando noi ascoltiamo e mettiamo in pratica la parola di Dio, noi siamo fratelli e sorelle di Gesù. Come la madre di Gesù non è diventata madre perché è stata scelta ad essere madre, ma perché ubbidì alla parola di Dio, all'annuncio dell'angelo, divenne madre quando disse si faccia di me secondo la sua parola. Ecco me la serva del Signore. Siamo al Salmo 68. 68. Va bene, andiamo. Come si dissolve il fumo, tu li dissolvi. Ecco, forza. Come si scioglie la cera di fronte al fuoco,
Periscono i malvagi davanti a Dio. Così si dissolvono, così sono scacciati i nostri nemici, così come il fumo, come la cera che si scioglie. Basta pregare, basta innalzare la nostra voce a Lui. Ci dà questa certezza e noi ce ne freghiamo e viviamo nella tentazione. Andiamo anzi cercando le tentazioni. E lì c'è invece, nell'atto di dolore, dice fuggire l'occasione. Chi ama ti pericolum in illum peribit. Chi ama il pericolo perisce in quel pericolo. Daniela. Devi fare la comunione? L'hai fatto? Come dice? Stasera. Va bene, stasera. Confesso a Dio onnipotente. Con voi rimanga sempre. Scusatemi, abbiamo la possibilità, scusatemi, è anche un contributo molto importante a entrare nella bellezza che porta Gesù nel mondo, la bellezza come creatore, perché per mezzo di lui tutto è stato fatto. La bellezza è in Maria, il capolavoro della creazione è in Maria. Allora verranno a parlarci due teologi, uno che presenterà il libro
del nostro carissimo Enzo di Natale, ritornare alla bellezza, ci presenterà la Madonna e anche Gesù. Però è bene scoprire la bellezza, che non è la cosmesi nostra, la bellezza esterna, i profili che noi mettiamo nei siti, esibizionismo, non è questo. La bellezza è qualcosa di profondo, e che lo sa Pasqualino, quando ci riferirà adesso nel capitolo 11 del libro dei Proverbi, cos'è la bellezza. Un anello d'oro nel naso di un maiale, così è la donna bella ma senza cervello. Questa è la bellezza. Cioè, la promozione della bellezza, cioè dire, noi siamo belli, però il contesto della nostra bellezza sta nel nostro orgoglio, nei profili che mettiamo, esibizionismo. Non è questa la bellezza, sta nelle virtù interiori. Mettete un anello, è possibile mai che gli anelli preziosi devono essere messi nel naso di un porcellino? Anche il nome di porco è suora così, così fetente, così brutto, così fangoso, e così, no? Allora la bellezza non è nella veste, essere come quei manichini, vestire un manichino, perché si va a vedere il manichino, voglio l'abito del manichino, e uno fa il manichino perché poi fa le passerelle, no? Perché vuole essere ossequiato oppure applaudito, vero? Allora, noi inizieremo domani, mi pare che mercoledì, alle 17, quindi alle 4:30 diciamo il Santo Rosario, i Vespri, vediamo un po', e poi l'incontro e la comunione che poi faremo dopo, alla fine. E ci sarà allora l'Enzo di Natale, e viene presentato il professore, teologo professore Nicola Madonia. Ok o no? Riflettete, pensateci, c'è un'occasione anche per avere una piccola nota in più di armonia, di bellezza, e saremo molto più splendide, però più splendide quando ci confessiamo, che è meglio. E preghiamo per Letizia. Maria Rita, oggi la prima materia in questo primo anno di università. Preghiamo anche per Maria Rosa. Forse possiamo combiniamo? Sì, me lo dà. 7, 6, 7, 8, 4. I giusti invece si rallegrano, esultano davanti a Dio e cantano di gioia. Cantate a Dio, diveneggiate il suo nome, acchianate la strada a colui che cavalca le nubi. Signore è il suo nome, esultate davanti a lui. Padre mio, famiglia e difensore delle vedove, e Dio nella sua santa dimora. A chi è solo Dio insieme, uscire con gioia i prigionieri, solo i ribelli dimorano mai la terra. Oh Dio, quando uscivi davanti al tuo popolo, quando camminavi per il deserto, tremò la terra, i cieli stillarono, davanti a Dio, quello del Sinai, davanti a Dio, il Dio di Israele. Pioggia abbondante hai riversato, Dio, la tua esausta eredità tu hai consolidato, e in essa abitato il tuo popolo, in quella terra della tua mano hai reso sicura per il povero, Dio.
al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sorga Dio e i suoi nemici fuggano lontano. Il nostro Dio è un Dio che salva, è Lui che ci libera dalla morte. Allora, ecco, chi è Dio? Chi è Dio? Se pensate che cos'era il catechismo, non so, 50 anni fa, si dicevano cose belle, però senza motivazioni profonde, senza radice. Ma si faticava molto. Però guardate che chi è Dio, qui viene esplicitato proprio in questi salmi che avevano solamente i preti allora, e tutto in latino. Allora, vedete allora, chi è Dio per noi? Risposta. Avanti, dillo, dillo. Quello che ci salva e non solo. E ci libera dalla morte. Ci libera, esatto, dal peccato, dalla tristezza, dall'angoscia. Con gioia libera e prigionieri. Sì, certo. Allora, la caratteristica di Dio è la gioia quando qualcuno ritorna alla sua casa, nella sua dimora. E Gesù ne parlerà lì nel Vangelo. Si va più festa per uno che si pente. Per 99 giusti che non hanno bisogno. Sì, allora subito, forza Signore. Il Signore annuncia una notizia. È Evangelion, notizia, è Vangelo. Perché quando Dio annuncia qualcosa di meraviglioso e di stupendo. L'annuncio dell'angelo Maria, cose stupende. L'annuncio ai pastori degli angeli ai pastori, una cosa meravigliosa e stupenda. L'annuncio di Gabriele a Zaccaria, cose stupende, oppure Gedeone, anche lì quell'angelo che appare a Gedeone, cose veramente meravigliose e così via. Cose, gli annunci che danno sempre la dimensione della gioia e della speranza. Buona giornata Valeria, forza andiamo. Grande schiera sono le messaggere di vittoria. Fuggono il re degli eserciti. Nel campo, presso la casa, ci si divide la preda. Non restate a dormire nei recinti. Splendono d'argento le ali della colomba. Di riflessi d'oro le sue piume. Quanto l'onnipotente là disperdeva il re, allora vi ricordate che ogni volta noi citiamo questo versetto e lo diciamo, chi si ricorda? Lo diciamo quando vogliamo richiamare quelle che dormono. Svegliatevi! Voi che restate a dormire nei recinti, mentre splendono l'ali d'argento le colombe, al sole. Quindi un sole che splende e che voi dormite. Nei recinti delle vostre case, belle, tranquille, con questo freddo, mamma mia. E la notte, la sera si va a dormire. Proprio nel profondo della notte e oltre la notte, oltre l'una, le due e così via. Andiamo, forza via. Cosa indica allora nevicava sul salmo? Come? Cosa indica allora nevicava sul salmo? Significa che anche nelle situazioni più gracciose tu ti fa bene. Il Signore ti fa vincere la battaglia. Svegliati tu che dormi. Quando ci sono, pensate alla guerra, nella guerra che volevo conquistare anche la Russia, Napoleone, sì. Così lo stesso errore che ha fatto anche Hitler. Sì. Quando la strategia era quella di ritirarsi, entrare in quel trabocchetto della neve
cedere dal ghiaccio, del freddo intenso che è stato l'esercito che ha sconfitto sia Napoleone e sia anche Hitler, non vi ricordate questo? E questo, splendono le ali della colomba riflessi d'oro, mentre l'Onnipotente la disperdeva, il re allora dedicava sul Salmo. Cioè gli orgogliosi e superbi entrano nelle trappole perché vogliono superare le difficoltà secondo il loro criterio, capite? Cioè dire, i presuntuosi vogliono realizzare cose impossibili. È chiaro? Senti freddo? Andiamo, montagna, forse è. Montagna eccelsa è il monte di Basan. Montagna dalle alte cime è il monte di Basan. Gli orgogliosi, insomma, i monti. Perché invidiate montagne dalle alte cime, la montagna che Dio ha desiderato per sua dimora? Il Signore l'abiterà per sempre. Chi salirà il monte del Signore? Chi ha mani innocenti e cuore puro. Carmelina ed Elisa. Elisa, bravi. Fate presto! Ci sono le ali della colomba che brillano. Forse presto. 68, aspetta. 68. Mettete un segnale nei salmi. Preso. 18, 68 salmo, versetto 18. Versetto 18. Versetto 18. I carri di Dio. Aspettate. Avete preso? Forse andiamo insieme. I carri di Dio sono venia. Il Signore è la parola, tu sei in santità, sei salito in alto, hai fatto prigionieri, dai uomini hai ricevuto tributi e anche dai ribelli, perché da tutti muori il Signore Dio, di giorno in giorno benedetto il Signore, a noi Dio porta salvezza. Allora, con tutte le immagini che abbiamo fatto insieme in questo versetto 18 fino al 20, parla in fondo, quindi dobbiamo fare l'esegesi secondo quello che noi diciamo all'ultimo, l'esito è la salvezza, dentro il perigliare, questo pericolo, queste situazioni, questi trambusti che ci sono nella vita, lui salva. Nella tempesta il Signore ci salva. Vi ricordate che salmo faremo forse in questa settimana, quando tra quattro figure famose, categorie di situazioni in cui ci possiamo trovare, la situazione di aver perduto la strada, la seconda situazione è quella di essere caduti in pericoli gravissimi, il pericolo per esempio della dipendenza, catene, prigionia, il pericolo delle malattie oppure dei peccati mortali, questo è il peccato della morte, no? La malattia porta alla morte e il peccato ha portato alla morte in questo mondo e poi il cammino travagliato delle tempeste che dobbiamo attraversare. Queste quattro categorie, il Signore dice, tu capisci la tua debolezza, tu invochi l'aiuto del Signore, il Signore ti ascolta, ti guarisce, ti fa risolvere il problema, ringrazialo. Salmo 107. Ecco, 107, sì, lo faremo fra qualche giorno, qualche settimana. Allora, salvezza, questo è il problema, salvezza. Il nostro Dio è un Dio che salva, c'è poco da fare, forse via. Il nostro Dio è un Dio che salva. La sua natura è salvarci dalle tentazioni, dalle prove, dall'angoscia, dalla disperazione. Questa è la natura di Dio, è questa.
pace a te. E nessuno bisogna alterare oppure conoscere in modo diverso il Signore. In qualsiasi situazione, tu non conoscevi allora il Signore e ti sei sposato con una persona abietta, terribile, che ti sta facendo vedere i sorci verdi. Poi ti converti, cosa devi fare? Il Signore ti risolve il problema. Ti darà una tale forza vigorosa da portare avanti quelle situazioni anche incresciose. Non preoccuparti. Ma scusatevi, quanti imbrogli che vengono qui, quante situazioni imbrogliate, quante ruderi vengono qui. È come il Signore tutto restaura, tutto restituisce alla sua splendore antico splendore. Perché tardi ti ho conosciuto, bellezza sempre nuova, sempre antica, tardi ti ho conosciuto. Tu eri dinanzi a me, eri anzi dentro di me e ti cercavo fuori di me. Manco, guardate che insipienza. Hai abbagliato la mia vista, i miei occhi, hai sfondato la mia sordità e ti ho trovato. Questo è il Signore, ci dà la bellezza, ma l'ho visto stamattina, gli occhi di una povera donna travagliata, lasciata, abbandonata, volendo risolvere il problema, trovo un compagno peggio del primo. Siamo alle nozze di Cana, super giù. No, scusate, no, nozze pozzo di Putin, in chi può scoppia. Troppo, comunque, capite? Ma quante cose. E il Signore rinnova la giovinezza, rinnova la speranza, rinnova la gioia. Ma veramente, il Signore veramente ci libera. Quanti miracoli che io vedo. Dobbiamo pregare per la perseveranza, perseverare. Perché quando trova uno Cristo deve essere sostenuto dalla parola di Dio. Per questo li metto subito un Instagram. Dicevo ieri, o l'altro ieri, che solo per quello che compie questa regista, nostra Mariella, no, sì, si andrà in paradiso. Solamente per questo, perché diffonde la parola di Dio per mezzo a un telefonino di 4 soldi. Sì, andiamo. Al Signore Dio appartengono le porte della morte. Sì, Dio schiaccerà il capo dei suoi nemici. Bellissimo. La testa dai lunghi capelli di chi percorre la via del delitto. Ci salva da tutte le situazioni che già sono programmati contro di noi. Ma se facciamo la sua volontà, sì. Se facciamo la nostra volontà, sì, certo. Carissima Donatella, guardate che cappelletto meraviglioso. Un cappelletto da Quaresima. Bello. Allora andiamo. Vigene. Ha detto il Signore. Vigene. Da casa ti farò tornare dagli abissi del mare. Perché il tuo piede si bagni nel sangue e la lingua dei tuoi cani riceva la sua parte tra i nemici. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Allora guardate questo ultimo versetto, il versetto 23, che ci deve dire qualcosa. Lo rileggiamo per cercare di aiutarci per capire qual è o quale riferimento vuole dire il Signore, lo Spirito Santo. Vogliamo leggere? Vogliamo pregare così? È una preghiera quello che noi ascoltiamo. Forza, Maria Luisa, leggi, versetto 23. Ha detto il Signore. Ha detto il Signore.
Così dice il Signore, ha detto il Signore, così dice il Signore, non un altro. Cosa dice? Da Basan, Da Basan, non dimenticate Basan, quale territorio è, forse via. Mi farò tornare dagli abissi del mare, perché il tuo piede si bagni nel sangue e la lingua dei tuoi cani riceva la sua parte tra i nemici. Benissimo. Che cosa ci richiama? Qui c'è sangue, qui c'è sangue, e sono gli abissi profondi. C'è uno alla volta. Sì, com'è? La profondità, gli abissi profondi, ha detto già. Sì, dell'impostura. Poi, ma ci sono altre figure pure. Dice questo, abissi profondi. Beh, ma dice anche un'altra cosa. Basan. Vuole richiamare la stessa cosa che richiama gli abissi del mare. È una ripetizione di uno stesso concetto. No, qui storicamente parla di un altro. Qui è un terreno, no? Da Basan, è un territorio. Un territorio malvagio. Il territorio della schiavitù. Da Basan. Non l'ho sentito. Ma come Babilonia. Sì, esatto. Come anche. Come Egitto. Esatto. Da Basan ti farò ritornare, perché lui ci fa ritornare dalla schiavitù del peccato. Tutti quelli che trovano Cristo e la sua misericordia ritornano da Basan, dall'Egitto, da Babilonia. Schiavitù di peccato, del peccato, dalla distruzione. Dopo la Genesi, l'Esodo. L'Esodo, sì, questo. L'esodo, nell'esodo. Quindi, perché il tuo piede si bagna nel sangue, che significa? È la lingua dei tuoi cani riceve la parte dei tuoi nemici. Ricordate l'immagine del cane che ha preso Pietro? Il cane è ritornato al suo vomito. Sì. Cioè dire, ti fa sperimentare lo schifo. Lo schifo, tu sei caduto. Allora, dal sangue, tu Giudea hai fatto esperimento di sangue. Quante persone, assassini, violenti, arroganti, hanno trovato anche nella carcerazione? Carissimo, è venuto un carabiniere qua. Alessandro, vieni qua. Allora, dunque, hai gustato, che significa essere ristretto in quelle mura, ti ha fatto capire tutti gli errori che hai fatto. Indovinate cos'è? Pane. Da dove vieni? Da Puglia. Dalle Puglia. Pane pugliese. È come dire un capolavoro. Poi sì, dovevo farlo sciogliere perché è duro. Sì, questo è in pietra. Sì. Poi si mette nel riscaldamento, poi si scioglie, no? Grazie. No. Allora, come premio ti darò il pane eucaristico. Lo fa ogni mattina che viene. Vi saluto. Questo te lo metto là? Sì, nel cestino. Allora, va bene. Comunque, allora, quando uno fa veramente esperienza terribile, poi ritorna ad avere quella gioia profonda, grandissima, straordinaria. Allora, andiamo. Perché il Signore è colui che salva. Non dobbiamo preoccuparci di dire non c'è perdono per me. Finiamo in bocca a Lucifero, se diciamo così, non c'è perdono per me. Oppure finiamo come Giuda, non c'è perdono per me. Ha capito il suo errore, ha capito. E ha perduto il denaro che aveva guadagnato pensando, e ha perduto la vita. Come se Saul, quando trasgredì il comandamento del Signore,
ha perduto la sua dignità di re e ha perduto la vita. Quelli che trasgrediscono i comandamenti del Signore perdono la famiglia, perdono i figli e perdono la serenità, perché vogliono poi risolvere i problemi in modo diverso. Con la compagna o il compagno. Terribile questo qui. Quante tentazioni frullano nella testa di tante persone che vogliono risolvere i problemi con quei vuoti, i vuoti che noi possibilmente creiamo. Vabbè, andiamo allora. Gloria al Padre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Il nostro Dio è un Dio che salva, è Lui che ci libera dalla morte. Cantate a Dio, popoli del mondo, cantate inni al Signore. Perché? Allora, canta, canta chi crede, canta chi spera, canta chi ama, canta chi ha sperimentato la bellezza di Dio. Canta chi riceve. Sì. Ed è consapevole. Ricepiamo, sì. Sì. Cioè dire, canta chi scopre quanto è buono il Signore. Mi diceva ieri sera una ragazza che l'ho invitato poi a leggere la storia di un'anima, perché mi pare che sia stato non so quanto mesi prima, e siccome ieri c'è stato un anniversario mi disse così: sono andato a confessarmi dopo che lei mi ha benedetto, gli ho posto le mani e è andato a confessarsi subito, l'indomani, dopo, eccetera, e ho cominciato a piangere dal confessore, a piangere, non poteva parlare, me l'ha detto ieri sera, non sapevo nulla io, no? Allora, ma perché piangi? Non so, da quando il parroco di Santa Teresa mi ha imposto le mani, ho sentito dentro una commozione, che tanto che sono venuto a confessarmi, e mi avevano detto già prima, ma da quando sono venuti qui la mia nipote, la nipotina, questa qui non ha mai mancato di partecipare alla Santa Messa la domenica e poi la comunione. E tutto è grazia, perché il movimento del cuore, commozione del cuore, uno quando si commuove e piange, non è pianto, è commozione, è il cuore che sente dentro una gioia che poi va a finire la motivazione per cui uno gioisce, si è avvertito il Signore. Il Signore si serve anche degli asini per fare cose grandi. Ma lo capiscono che è l'intervento del Signore, questo è quello. Eh sì. Perché il pianto, secondo me, avviene tutti coloro che magari sono andata alla ricerca. Si accostano nuovamente, diciamo, alla fede. Penso che succeda un po' a tutti, in modo diverso, ma succede. In modo diverso, sì. Perché il Signore è colui che salva, sì o no? È un Dio che salva, sì o no? Però non lo vorrei capire, cioè, magari mi sembra che sia una cosa fatta, che è successo così e basta. Cioè, no, però sì. C'è fu un periodo che io andavo sempre all'adorazione a San Leone. Sì. Bellissimo. Telefonavo a mia madre. Per chiedere se io avevo dei problemi di salute, delle cose, perché io mi commuovevo. Ma dell'altro mondo. A che punto ho cambiato strategia? Non lo posso capire. Mi mettevo la prima davanti così non mi vedeva nessuno. Pure dietro la colonna, eccetera, sì, sì. Ma abbiamo avuto anche dei giovani che ogni giorno prendevano gusto della parola di Dio, dell'Eucaristia ogni giorno. Addirittura hanno chiamato uno dei parenti che era psicologo, l'hanno montato da psicologo perché questo era un ragazzo ammalato.
Ma dice, ma io sono felice quando vado in chiesa, capito? C'è l'unico sano. E si trova, sì, sì. L'unico sano. L'unico sano è stato scambiato per dire a che punto siamo. Ecco. Sì, io non ho capito, è terribile, è terribile. C'è il sospetto di Dio. A me non credevano, la stessa cosa, non credevano in Gesù perché quello che diceva era talmente alto e il contesto geografico era di una famiglia povera. E dice, ma sua madre tra di noi, il suo padre non è falegname, da dove viene tutto questo? E non credevano, capite? Tu, c'è una mentalità questa. La sapienza di Dio e stoltezza per lui. Sì, perfetto, bravo. È questo. Bravo. Bravo, Alessandro si chiama. Prega tutti, per tutti gli Alessandri di questo mondo perché siano sostenuti come tu sei sostenuto. Allora, comunque, capite? Guardate com'è. Oppure io un'altra esperienza qui, una ragazza meravigliosa, stupenda, pensava ai pellegrinaggi che faceva insieme a una comunità che amava tanto andare nei luoghi santi, le sue pellegrinaggi erano lì. Anch'io avevo nominato lei, come dire, il ministro straordinario della comunione. Allora la mamma è venuta preoccupata, ma mia figlia, sempre tra i monasteri, nei pellegrinaggi, adesso è ministro straordinario. Ma dice, ma è possibile mai che è ammalata così? L'hanno costretta a non venire, a dirottarla altrove. Benissimo. Adesso è delusa perché a un certo punto ha cercato il ragazzino e l'ha trovato al primo malcapitato e adesso è ancora languisce. E questo è l'interesse della madre, sì. Ma sono questi qui che devono anche rendere conto al Signore, lo devono rendere conto al Signore, perché pensano che si perde tempo qui, ma quale tempo per qui? Tempo guadagnato. I miei genitori sono andati, erano, perché ora non ci sono più, da padre Pellitteri, perché secondo loro io ero posseduto. Anche lì, e gli schiaffi che ho ricevuto. È posseduta da Dio. Allora confesso a Dio onnipotente. E a voi, fratelli e sorelle, possiedo un molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Santa Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, perché è meglio nostro. L'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvata.
Allora. Cantate a Dio, popoli del mondo, cantate inno al Signore, dal versetto 25. Versetto 25, andiamo. Appare il tuo corteo, Dio, il corteo del mio Dio, del mio Re nel santuario. Precedono i cantori, seguono i suonatori di cera, insieme a fanciulle che suonano tamburelli. Fermi avanti. Benedite Dio nelle vostre assemblee, benedite il Signore, voi della comunità di Israele. Ecco Beniamino, un piccolo che guida, i capi di Giuda, la loro schiera, i capi di Zabulon, i capi di Neftali. Insieme mostra, mostra a Dio la tua forza, converti con Dio, quando hai fatto per noi, per il tuo bene, il re ti porterà a noi. Minaccia la bestia del canneto, quel branco di bufali, quell'esercito di tori, che si prostrano a idoli d'argento. Disperdi i popoli che amano la guerra. Verranno i grandi dall'Egitto. L'Etiopia tenderà le mani a Dio. Regni della terra, cantate a Dio. Aspetta, una cosa, guardate, dice così. Disperdi i popoli che amano la guerra. Si prostrano a idoli d'argento, disperdi, allora tutti quelli che non seguono, non rispettano la vita dell'uomo, sono dispersi. Dispersi significa vengono annullati nei pensieri del loro cuore, come diceva la Madonna, disperde e toglie dai troni i potenti, nelle ambizioni dei loro disegni e loro progetti, disperdi popoli che amano la guerra. Sempre c'è un richiamo attuale del nostro contesto. C'è il Dio che salva, chiediamo al Signore che ci salvi, e la Madonna è venuta in nostro aiuto a farci capire che Dio ci salvi, ci salva attraverso quello che diceva Alessandro, questo giovane, questo gli diceva che il Signore disperde i superbi, non solamente, confonde gli intellettuali, i dotti, gli addottorati nei loro pensieri, e mentre Gesù crocifisso diventa stoltezza. La croce è stoltezza dinanzi alla sapienza degli uomini. Adesso sta prendendo ai corinzi. Andiamo? Ecco perché. Ecco, fa sentire la sua voce, una voce potente che blocca le guerre. Affidiamoci a lui allora. Regni della terra, cantate a Dio, cantate inni al Signore, a colui che cavalca nei cieli eterni. Ecco, fa sentire la sua voce, una voce potente. Riconoscete a Dio la sua potenza, la sua maestà sopra i terreni, la sua potenza sopra le nubi. Terribile tu sei, o Dio, nel tuo santuario. È lui il Dio di Israele, che dà forza e vigore al tuo popolo. Sia benedetto Dio. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Cantate a Dio, popoli del mondo, cantate inni al Signore. Chi è Gesù? Gesù è la sostanza del Padre che sostiene il mondo con la sua parola potente.
versetto 34. Ecco, fa venire la sua voce, una voce potente. Riconoscete a Dio la sua potenza, la sua maestà sopra Israele, la sua potenza sopra le nubi. Terribile tu sei. Guardate quante volte dice questo qui. Nella lettera agli ebrei si parla che Cristo diventa la irradiazione della sostanza del Padre, che regge il mondo con la sua parola potente. Allora, ecco perché la giornata della parola è una parola potente che cambia la nostra vita. Uno che accoglie la parola di Dio ha quella stessa potenza di Dio, creatrice, rinnovatrice, che dà coraggio, serenità e pace, che ci dà saggezza anche nel consigliare e a sconsigliare. Certi fidanzamenti precoci sono terribili. Perché tante volte incomincia, allora lì la tensione di formazione viene depotenziata, bloccata, non è più fervorosa come prima. Rita, Rita Rosaria, Dio è la nostra vita, Dio è la vita, senza di Lui siamo morti. Sandra Vitale, finalmente. D'Amburgo. D'Amburgo, sì. Sandra Vitale. Ha ripreso a lavorare. Aspetta, adesso ti ascoltate, Carmelina e Elisa. Adesso vi facciamo conoscere Sandra Vitale. Allora, adesso Mariella si alza. Attenzione. Paradiso posto. Riaccogliamo Sandra, perché è entrata in letargo. Scusami, eh? Vi voglio un mondo di bene. Ecco, se lo ripeti, siamo contenti di questo. Le dirette mi mancano. Come mai le dirette non ti mancano? Mi mancano tantissimo. Però ho iniziato a lavorare, ecco, forse per questo. Mi sono ripresa alla grande, più stabile e forte di prima, perché ho incontrato voi e seguo la parola di Dio, grazie di cuore, di esistere. Il tempo con voi non è perso, ma bensì guadagnato. Sandra Vitale, adesso noi ti applaudiamo. Allora, non ti crogiolare però, devi impegnarti a seguire, devi seguire. Anche se tu lavori, devi seguirci negli spazi di tempo, come faceva Giovanni Paolo II, quando andava a lavorare, negli spazi di pranzo, come vi chiamate? Pausa pranzo, gli spazi di pranzo, pausa pranzo, si sedeva nel muricciolo mentre gli altri mangiavano, lui pure aveva il panino e leggeva il trattato della vera devozione alla Vergine Santa, tanto che dice ancora ce l'ho conservato, è pieno di calcare prima di gesso, di cosa... Di lavoro, è sudato quasi, questa copertina ormai sudicia, però sono i luoghi, sono i momenti in cui bisogna recuperare tutto, non perdere tempo. Carissima Sandra, siamo contenti perché hai acquistato la salute, la gioia del vivere e l'impegno, non perdere l'impegno della parola di Dio. Grazie, ti salutiamo. Ci sono i novelli, ecco, quei novelli, Carmelina ed Elisa.
nove, quello lì di Raffadali, sei andata a Raffadali tu, Sandra? Vai a Raffadali, troverai. Allora lei dice: grazie, vado ogni domenica a messa e non ho più paura di fare qualcosa, non ha più paura. Benissimo, perché sì. Bisognava leggere le prime. Le prime. Ti saluta. Ascolterò la parola del Signore. Ah, lei ha detto che non ha più paura di fare qualcosa. Fa ogni domenica. Ora manda i cuoricini e i bacini. No, ma ormai. Allora vediamo, ascoltate, vediamo come facevano la professione di fede anticamente i figli di Abramo. La nostra professione di fede, quando la facciamo noi la nostra professione di fede? Sì, la domenica facciamo la nostra professione di fede, carissimo Antonio. Allora, vediamo qual era questa antica professione di fede. Ed è bello, molto bello. Quando sarai entrato nella terra che il Signore aspetta, tuo Dio... Aspetta. 26. Sì, 26. Allora, dai il tono del racconto. Quando sarai entrato nella terra che il Signore tuo Dio ti dà in eredità e là possiederai e là ti sarai stabilito. Benissimo. Prenderai le primizie di tutti i frutti del suolo da te raccolti nella terra che il Signore tuo Dio ti dà. Le metterai in una cesta e andrai al luogo che il Signore tuo Dio avrà scelto per stabilirvi il suo nome. Ha letto bene, discretamente male. Prende l'uomo. Discretamente. Allora, perché è un ritmo bellissimo, poi c'è sembra quasi che si riposa, invece ancora deve ritornare. Perché è sorprendente questo. Mi raccomando, dice. Quanto possederai la terra che ho stabilito di darti, cioè prenderai la terra, il Signore di Dio ti dà, le metterai in una cesta, tutto quello che ricaverai, andrai nel luogo che il Signore tuo Dio avrà scelto per stabilirvi il suo nome, ti presenterai al sacerdote in carica in quei giorni e gli dirai: forza. Io dichiaro oggi al Signore tuo Dio che sono entrato nella terra che il Signore ha giurato ai nostri padri di dare a noi. Allora, che fa? Non lo sapeva il Signore? Sì o no? Tutto sa. Perché gli dice, gli dirai, noi ringraziamo i frutti che abbiamo raccolto che tu in questa terra che tu ci hai dato. Ringraziare, ricordare. Ma forse che il Signore aveva promesso... Vuole che noi prendiamo coscienza di ciò che ci accade. Per questo uno che prega distrattamente, ma di che cosa si rende cosciente di questa preghiera? Di biascicare questo popolo, mi onora con le labbra. Cosa vuole il Signore da noi? Il cuore. E il suo cuore è lontano da me. Allora, versetto 4, il sacerdote prenderà la cesta dalle tue mani e la deporrà davanti all'altare del Signore tuo Dio. E tu pronuncerai queste parole davanti al Signore tuo Dio. Bellissimo, ed è la professione di fede. Ecco, mio. Attenzione, vedete, sembra quasi un gesto rituale, possiamo dire una liturgia di allora. Liturgia significa il modo con cui noi dobbiamo onorare il Signore in questo modo, non in un altro modo. È quello che viene chiamato il rito liturgico, il rito, cioè seguire
le cerimonie, le istruzioni delle cerimonie per onorare meglio il Signore. Mio padre quindi il cerimoniere, si chiama il cerimoniere, che guida anche il sacerdote a fare quelle cose che le prescrizioni rubricali dicono. Mio padre, ecco la professione di fede, e dirà così: mio padre era un arameo errante. Scese in Egitto, vi stette come un forestiero con poca gente e vi diventò una nazione grande, forte e numerosa. Deve dire, cioè dire, deve prendere coscienza che questo padre, il padre, questo era forestiero, arameo errante, scese in Egitto, vi stette, eccetera. Dice così, prendi coscienza di questo, glielo devi dire, glielo devi dire. Io so la storia, ma tu devi essere cosciente di questa storia. Noi stiamo vivendo una storia dove Dio non è uno spettatore. Stiamo vivendo questa storia di minacce, e Putin e gli altri con le minacce mantengono i loro progetti politici che sono distruttivi. Non dobbiamo avere coscienza di questo, e lo dobbiamo dire ai nostri ragazzi, ma non solamente dirlo come conoscenza, cioè, ci sono, c'è il telegiornale che mette al movimento, ma i ragazzi, adesso dobbiamo dire un'Ave Maria perché questa storia ci appartiene, per favore, ve lo dico, alzo la voce per questo. Non possiamo essere lì uno spettatori di queste situazioni incresciose, angoscianti, di tanti nostri fratelli che sono sotto i bombardamenti, che muoiono. Gli egiziani, allora, e riporta ancora la storia, gli egiziani cosa hanno fatto? Ci maltrattarono, ci umiliarono e ci imposero una dura schiavitù. Allora gridammo al Signore, al Dio dei nostri padri, e il Signore ascoltò la nostra voce, vide la nostra umiliazione, la nostra miseria, la nostra oppressione. Il Signore ci fece uscire dall'Egitto con mano potente e con braccio teso, spargendo terrore e operando segni e prodigi. Allora, noi abbiamo innalzato questa preghiera, ciao Gianni. Noi abbiamo innalzato questa preghiera e Lui ci ha liberato. Valorizza allora la presa di coscienza della condizione precedente pregressa, e poi abbiamo elevato la preghiera e Lui ci ha liberato. Noi dobbiamo avere questa coscienza che quando noi nella sofferenza, nella situazioni problematiche, se leviamo la nostra voce e invochiamo Lui, Lui ci toglie dalle angosce, dai problemi, dalla preoccupazione, e noi incominciamo a sperimentare la grazia di Dio, il dono di Dio. E anche che non le toglie, ti darà la forza per portarla avanti. È così, esatto. Sì, ci dà la forza, anche perché dice: se avete fiducia in me quando prendo di senape, allora attenzione, non ci toglie l'ostacolo, ci dà la forza per affrontare gli ostacoli. Non è uno che toglie, sbarazza tutto. Come quando ci sono certe mamme che invitano, e gli invitati dopo aver mangiato lasciano tutto sporco e se ne vanno. No, noi dobbiamo cercare un pochino di collaborare insieme con Lui. Quando noi abbiamo queste grazie, dobbiamo ringraziare il Signore di quello che Lui ci ha dato. Questo è, come dire, riconoscere che l'intervento di Dio dopo la nostra preghiera. Ricordate il Salmo 107? Cosa dice? Le quattro praticamente situazioni. Situazione? Grandi, la carcerazione, la malattia. La strada perduta, la via che se uno si perde. Poi, allora, hanno invocato il Signore
hanno ottenuto quello che chiedevano e hanno liberati dalle loro angosce. E cioè dire allora, e poi ringraziano. E poi ringraziano il Signore per quello che hanno ricevuto. E Padre Pio diceva così: il Signore non dà grazie alle persone che chiedono le grazie, perché sa che se si macchierebbero di un altro peccato per l'ingratitudine del dono ricevuto, cioè l'ingratitudine perché non ringraziano e non dà le grazie. Perché c'è gente, è come se gli fosse dovuto tutto. Chiede le grazie, ottengono le grazie, quello che diranno, hanno pregato, e poi non ringraziano. Il Signore non dà più grazie. Uno che odio, il padre della Chiesa, dicevano che il padre della Chiesa e anche la saggezza degli eremiti, dicevano così: uno che non perdona non può chiedere delle grazie, perché il Signore non dà grazie a uno che odia. La prima cosa è il pulito del cuore. Bisogna purificarsi. Allora, uno che ha rancori, ma quelle potenti dentro, e deve fare un'operazione anche importante o meno importante, come credete, non può chiedere la guarigione se non perdona l'offensore, colui che l'ha offeso. Le cose vanno così, perché da una volta per ignoranza, da una volta noi facciamo così, rozzi, trattiamo il Signore veramente senza rispetto. Sia santificato il tuo nome, significa sia rispettato il tuo nome, ci tiene ad essere rispettato. Quando il Signore ti dà un dono, ringrazialo, tutto viene, ogni dono viene dall'alto. Stavo dicendo, confermando quello che dice lei, che mi è successo proprio, chiedevo qualche tempo fa a una persona molto vicina al Signore, molto vicina, però ho chiesto un aiuto e una preghiera. La sala la risposta che mi ha detto, come mi ha detto, ma lei, mi raccomando, lei perdona, lei parla male degli altri. In un primo momento sembra una contraddizione, in realtà no. Perché chi si presenta al Signore per chiedere si deve presentare con un cuore puro, sì. Non capito il messaggio. Sì. Vuoi arrivare a questo? Devi fare questo. Ecco. Sì, cuore sì. Puro sì. Per bisogna perdonare. Gesù. Così grande, devi chiedere perdono. Esatto. Vergine Maria, Madre di Gesù, pensaci tu. Vergine Maria, Madre di Gesù, pensaci tu. E noi ci liberiamo dalle vendette e rancori. Ci pensa il Signore, a me la vendetta, tu perdona. Versetto dove? Ci condusse. Eh sì, versetto 9, ci condusse. In questo luogo e ci diede questa terra dove scorrono latte e miele. Ora ecco, io presento le primizie dei frutti del suolo che tu, Signore, mi hai dato. Le deporrai davanti al Signore tuo Dio. Ti prostrerai davanti al Signore tuo Dio. Gioirai con il levita, con il forestiero che sarà in mezzo a te, di tutto il bene che il Signore tuo Dio avrà dato a te e alla tua famiglia. Quindi le primizie, la prima frutta, lo porti al Signore per indicare che viene da te. Grazie. Buona giornata. Mirella. Mirella e Giuseppe. Ciao, buona giornata. Ciao. Mirella e Giuseppe e Gisella. Ciao Giuseppe. Andiamo. Quando avrai finito di prelevare tutte le decime delle tue entrate, il terzo anno. Forza via. Quando avrai finito di prelevare tutte le decime delle tue entrate, il terzo anno, l'anno delle decime, e le avrai date alle vita, al forestiero, all'orfano e alla vedova, perché ne mangino nelle tue città e ne siano. Allora? Allora dirai dinanzi al Signore tuo Dio. Ho tolto dalla mia casa ciò che era consacrato e l'ho dato alle vita, al forestiero, all'orfano e alla vedova.
secondo quanto mi hai ordinato. Ecco, pace a voi, buona giornata. Non ho trasgredito né dimenticato alcuno dei tuoi comandi, non ne ho mangiato durante il mio lutto, non ne ho tolto nulla quanto ero impuro e non ne ho dato a un morto. Ho obbedito alla voce del Signore mio Dio, ho agito secondo quanto mi ha ordinato. Volgi lo sguardo dalla dimora della tua santità, dal cielo, e benedici il tuo popolo Israele e il paese che ci ha dato, come hai giurato ai nostri padri, terra dove scorrono latte e miele. Ancora continuiamo. Oggi il Signore tuo Dio ti comanda di mettere in pratica queste leggi e queste norme. Osservale e mettele in pratica con tutto il cuore e con tutta l'anima. Quindi è terminato la professione di fede e poi ritorna. Mi raccomando, osservate. Tu hai sentito oggi il Signore dichiarare che Egli sarà Dio per te, ma solo se tu camminerai per le sue vie e osserverai le sue leggi, i suoi comandi, le sue norme e ascolterai la sua voce. Sempre l'ascolto. La domenica dell'ascolto, la parola. Il Signore ti ha fatto dichiarare oggi che tu sarai il suo popolo particolare, come Egli ha detto, ma solo se osserverai tutti i suoi comandi. Egli ti metterà per gloria, rinomanza e splendore sopra tutte le nazioni che ha fatto e tu sarai un popolo consacrato al Signore, tuo Dio, come Egli ha promesso. Ascolto. Quante volte la richiesta? Quindi è fondamentale l'ascolto. Se noi vogliamo che i ragazzi crescano bene, devono ascoltare. Ma non solamente andare a messa la domenica e basta. Il problema di fondo è giorno per giorno. Scusate, ogni giorno preparate la mensa per i vostri figli in una famiglia. Prima di mangiare, leggevano un brano del Vangelo, un brano della legge. Addirittura, questa è la famiglia Greco, abita ancora lì, i figlioli sono a Roma, ogni giorno prima del pranzo avevano iniziato di leggere il Vangelo dall'inizio della Genesi e poi ogni volta che dove siete arrivati e mi dicevano un po' in quale punto Zaccaria, Ezechiele, tutto il resto, poi le lettere agli apostoli, gli atti degli apostoli, lettere di Paolo, così via, eccetera. Ogni giorno un brano, non un capitolo, ma i pericopi, questi brani, hanno al pranzo. Ed è bello questo qui. Non dobbiamo leggere, se veniamo, dobbiamo fa avere dimestichezza se noi vogliamo che i ragazzi crescano bene. Io devo dirvi, l'ho detto a un ragazzo anche universitario, quando io studiavo dal liceo in poi, ogni giorno leggevo un capitolo al giorno della Bibbia. Vi devo dire che prima di studiare proprio c'erano 3 minuti, 4 minuti, massimo 5 minuti, un capitolo che durava 5 minuti e poi iniziava a studiare, ma è uno studiava con tanta attenzione, ero più concentrato, ed è perché ci aiuta in questo modo. Invece tante volte siamo distratti, spensierati, non curiamo i nostri figlioli. C'è un impegno. E l'impegno dobbiamo prenderlo se noi gustiamo la parola di Dio. Non dobbiamo lasciare digiuni i nostri figlioli, quelli che sono vicino a noi,
e che vogliamo bene. Le devo dire una cosa, mio marito oggi non ci segue perché io mi sono presa gli auricolari al suolo e devo andare a camminare. Mi scrive ora un messaggio mentre lei parla, al 905, senza che ci segua. Dice, proviamo a scavarci un momento della giornata per fare una lettura, una preghiera insieme, senza farglielo pesare come momento. A noi e a me in particolare farà solo bene. Lui avrà fa forse... solo bene. Lui avrà forse... Nicoletta. No, è mio marito che scrive. Sì, ma per Nicola forse. No, lui dice a noi e a me in particolare farà solo bene. Lui forse avrà bisogno di tempo per renderlo piacevole. La mattina sarebbe bellissimo. Questo a me tocca perché quando io ho cominciato ad andare in chiesa, lui tanti anni fa andò da Don Baldo preoccupato perché io seguivo troppo la chiesa, la messa, e abbiamo avuto un momento di sì. Adesso invece lui sta iniziando ad appassionarsi e quindi io non mi sento più sola in questa avventura, perché quando hai figli non può essere solo di un genitore, il ruolo di educare sì, ma alla buona vita del Vangelo dobbiamo essere tutti e due. Sì. E quindi è una sorta, è una grazia per me, la vedo come... Ma il fatto che l'abbia scritto mentre lei lo diceva, senza che ci segue, certo, è ancora più... È bello, sì. Coincide. È il filo delle scuole. Invece di padre diciamo un saccato. Allora, responsorio. Voi siete il popolo che Dio si è acquistato. Voi un tempo eravate non popolo, ora siete il popolo di Dio. Voi un tempo esclusi, ora avete ottenuto misericordia. Il Signore vi ha scelto perché vi ama, vi ha riscattato e liberato dalla schiavitù. Ci mettiamo in piedi l'inno. Già l'ombra della notte si dileva. Un'alba nuova sorge all'orizzonte. Sì, no. Sì. Anzi, la mente sentiamo il Dio di gloria. O Padre Santo, o delle nostre terre, e fonte rinnovata del tuo amore, sulla Chiesa raccolta da tuo Figlio, e il Santo Spirito. Amen. Facciamo la comunione per quelli che devono andare. Confesso a Dio Onnipotente. Onnipotente a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato di pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e subito la grazia insieme a Virgine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, Signore Dio nostro. Abbia misericordia di voi, perdoni i vostri peccati, vi conduca alla vita eterna. Amen. Dio onnipotente e misericordioso ti conceda il tuo gesto, l'assunzione e il perdono di vostri peccati. Ecco Gesù, l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non so bene di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola di Dio la salvata.
andiamo alle lodi. Allora mi venga, fai tu. Sì, però qua c'è un bango libero. Hanno paura di mettersi avanti. Ecco la nostra. Clemens. Fate passare. Dobbiamo fare grande signore. No, sei stato tu. Sì, senti, vai ad aprire. Sì. Vai per di là, sì. Sei stato buono con noi, Signore. Hai perdonato l'iniquità del tuo popolo. I salmi. Mettiti qua. Lì. Reparto Raffadali. Hai condotto dei portati di Giacobbe. Hai perdonato l'iniquità del tuo popolo. Hai cancellato tutti i suoi peccati. Hai deposto tutto il tuo regno. Rialzaci, Dio, nostra salvezza, e placa il tuo sdegno verso di noi. Forse per sempre sarai adirato con noi, di età in età estenderai il tuo sdegno. Non tornerai tu forse a darci vita, perché in te gioisca il tuo popolo. Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza. Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore. Egli annunzia la pace per il suo popolo, per i suoi fedeli, per chi ritorna a lui con tutto il cuore. La sua salvezza è vicina a chi lo teme, e la sua gloria vederà la sua terra. Misericordia e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno, la verità germoglierà dalla terra e la giustizia si affaccerà dal cielo. Quando il Signore largerà il suo bene, la nostra terra darà il suo frutto. Davanti a Lui camminerà la giustizia e sulla via dei suoi passi la salvezza. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora e nei secoli dei secoli. Amen. Sei stato buono, nostro Signore. Hai perdonato l'iniquità del tuo popolo. L'anima mia anela te di notte. Al mattino il mio spirito ti cerca. Abbiamo una città forte. Egli ha eretto a nostra salvezza mura e baluardo. Aprite le porte. Entri il popolo giusto che mantiene la fedeltà. Il suo animo è salvo, tu gli assicurerai la pace. Pace perché in te ha fiducia. Confidate nel Signore sempre, perché il Signore è una roccia eterna. Il sentiero del giusto è diritto, il cammino del giusto tu rendi piano. Sì, nella via del tuo giudizio speriamo, in te noi speriamo.
al tuo nome e al tuo ricordo si volge tutto il nostro desiderio. Di notte anela a te l'anima mia, al mattino ti cerca il mio spirito, perché quando pronunzi i tuoi giudizi sulla terra, giustizia imparano gli abitanti del mondo. Signore, ci concederai la pace, perché tu hai successo a tutte le nostre imprese. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. L'anima mia anela a te di notte, al mattino il tuo Spirito ti cerca. Fa splendere su di noi il tuo volto, Signore. Dio, abbia pietà di noi e ci benedica. Su di noi faccia splendere il suo volto, perché si conosca sulla terra la tua via, tra tutte le genti la tua salvezza. Ti lodino i popoli, Dio, ti lodino i popoli tutti, esultino le genti sovrane, perché giudichi i popoli con giustizia, governi le nazioni sulla terra. Ti lodino i popoli, Dio, ti lodino i popoli tutti. La terra ha dato il suo frutto, ci benedica Dio, il nostro Dio, ci benedica Dio, e lo temano tutti i confini della terra. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli e secoli. Fa splendere su di noi il popolo, Signore. Noi stessi abbiamo veduto e attestiamo che il Padre ha mandato il suo Figlio come Salvatore del mondo. Chiunque riconosce che Gesù è il Figlio di Dio, Dio dimora in Lui ed Egli in Dio. Dio mio, Dio, mia roccia di salvezza, in te la mia speranza. Dio, mia roccia di salvezza, in te la mia speranza. Mio scudo, mia difesa, in te la mia speranza. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Dio, mia roccia di salvezza, in te la mia speranza. Ha suscitato per noi una salvezza potente, come aveva promesso per bocca dei profeti. Benedetto Signore Dio di Israele, perché ha guardato la tua redenzione il suo popolo, e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, il suo servo. Chiamato profeta dell'Altissimo, strade per andare sopra la conoscenza della salvezza, nel giuramento fatto ad Abramo nostro padre, senza timore ci ascoltano.